conoscere, sì. Volentieri. È il mio punto di riferimento. Abbiamo una frase che ci siamo poi tatuata, che è tieni duro, io sono con te. Ed è una cosa che mi dice sempre da quando sono piccolina io, che ci diceva mia nonna. E penso che è una cosa che ci porteremo sempre, secondo me, la nostra forza. Oggi ci dedichiamo al viso, che abbiamo da fare un po' di lavoretti e ci siamo dette. Il contorno, l'incavo dell'occhio, che a te non piace, ti fa sempre il senso di occhio stanco e di occhiaia. Un pochino le rughe per i labiali, il codice a barre. E poi quella cosa che ti premeva tanto, un pochino la lentezza del collo e del mento. Spero che, insomma, ritrovi presto il suo equilibrio. Mi segno alcuni punti, anche se è abbastanza evidente tutto il lavoro che dovrò fare, ma giusto come promemoria. Ok, allora, iniziamo. Adesso io ti lascio questo filler, che è quello più denso di tutti. È un acido ialuronico che ha dei legami molto stretti e quindi rimane più denso. È fatto apposta per essere lasciato lungo l'osso della mandibola. Come ridefinire il contorno del viso? Io non vado oltre al volume che hai mai avuto, però ripristino il volume che avevi per dare proprio un senso di giovinezza al viso. Come andiamo? Bene, bene. Sei tranquilla? Sì, sì. Prima ti faccio la parte profonda, col filler questo denso, e poi con la pistoletta facciamo le rughe superficiali. Ha ripreso turgore, il viso? Sì. Le due puntine. Dai che ci siamo, siamo quasi alla fine. Ora, dulcis in fondo, riattacchiamo questa pelle qui. Ok? Va bene. Li faccio come degli incroci, capito? In modo che formo come la trama di un tessuto e questi filetti riattaccano la cute. Come è stato? Bene. Passeggiato? Sì, sì. Allora, alzati piano, piano piano, che sei stata un bel po' sdraiata, sennò ti gira la testa. Dai, io sono soddisfatta. Ci vediamo all'operatorio. Grazie mille. Ciao, Deborah. Arrivederci. Ciao.